Nuovo appuntamento SOS Arezzo TV, ci piace girare anche nelle periferie. No, siamo... Soprattutto bisogna anche venire, perché c'è sempre la mentela che le periferie sono abbandonate, in effetti sono abbandonate perché nessuno ci pensa. E le strade si rifanno soltanto in centro, non si fanno più in campagna, questo viene detto, effettivamente sono tutte tappezzate. Allora, siamo a Tregozzano, bellissimo posto tra l'altro, secondo me ci si vive anche bene. C'è questa strada che è un po' dopo trafficata. E il problema ci avevo messo un autovelo, insomma me l'ha fatto spengere. L'hai messo te? E chi l'ha messo? Me l'ha fatto spengere. Ricordi quel prefetto che azzeccò tutto? Fu un prefetto. È un amico, eh. Un amico bravo. Sì, bravissimo. Però ebbe ragione su quello. Lo dici te? Lo dico io. Scusa, per me. Per me ha avuto sempre torto. E io lo dissi. Vabbè, lui ha applicato quelle che sono delle leggi. Sì, ma la doveva applicare fin dall'inizio, ma lo doveva far fare un po' dopo, me lo aveva fatto dopo tre mesi. I bussolotti che adesso rimarranno un museo praticamente. Di però vedo che molti, nonostante che sono spenti, quando arrivano lì rallentano. È un deterrente. Eh sì, perché un po' di paura dice, ma non si sa mai l'avessero riaccesi oggi, capito? È vero. Anche io faccio così, è una cosa psicologica. Vedi, hai visto. Comunque, a parte l'autovelox spento, qui le macchine sfrecciano perché è un rettilineo e il problema è che la segnaletica lascia disdegare. Guarda ad esempio queste strisce, ci sono degli abitanti che hanno un po' protestato. E c'è una scuola qui. E c'è, appunto, c'è una scuola, siamo proprio a ridosso della scuola. E piove. E piove. E qui la primavera quando arriverà? È già primavera, la primavera fa così. Di fatto. Su. Mica pensi che sia sempre sole. No, ma quando non c'è mai stato, poco. Comunque, sentimi, andiamo qui sotto, troviamo rifugio qui nella macelleria. Dicevo, gli abitanti hanno segnalato questo fatto, sia delle strisce che si stanno ormai cancellando, e poi alcuni abitanti, e penso siano i genitori anche delle scuole, vorrebbero proprio il dosso, il rialzo che fa decelerare automaticamente. La questione è stata posta anche su Facebook al vice sindaco e lui ha risposto... ha risposto che... Fate una raccolta firme e vediamo, quindi questa è stata un po' la risposta. Ma c'è mica bisogno di una raccolta firme, questo è talmente evidente. La strada qui è tutta dritta così, ha un transito abbastanza notevole, la gente tende quindi a camminare. E penso che sia logico, legittimo e doveroso fare la svetta a fare questo dosso, in modo tale che si crei un rallentamento nel centro del paese. Dai. Qui vedi che comunque si stanno cancellando anche quelle più giù, insomma piano piano stanno le strisce laterali bianche non ci sono più, guarda questo incrocio, guarda non c'è lo stop, cosa sarà lo stop, non è segnato per niente lo stop, vediamo, vedi con il nostro Luca, vedi, riprendiamo un po' d'acqua, vieni, vedi qui questa stradina che poi qui c'è la scuola. Ma questa stradina c'è un sacco di case qua su di sopra, quindi c'è un sacco di traffico. E qui forse era lo stop, uno stop. Sì, sì, la segnaletica orizzontale è completamente sparita, c'è il cartello e basta. E anche qui quella verticale di lungo la strada è sparita tutta. Quella. Insomma, ci vorrebbe che ci vorrebbe un amico. Una strisciolina. Che facesse un po' di strisce. Una strisciolina si potrebbe fare. Ci vorrebbe il Giro d'Italia. Anche qua. Sì, così tappa almeno Tregozzano Puglia la tappa. Esatto, perché no? E dai, perché insomma, ne va della tanto conclamata sicurezza stradale, no? Esatto. Se tutti ne parlano, però va fatta anche nel concreto. Esatto. Dire solo così quando. Comunque, diciamo al vice sindaco. Che c'è il vice sindaco, no? Diciamo al vice. No, ha trovato un abitante. Un abitante. E diciamo un abitante. Uno che lui che vive tutto il giorno qui davanti a queste strisce. E quindi si rende conto anche delle problematiche che ci sono, che la richiesta del paese di poter fare un dosso qui davanti in modo tale che si crei un rallentamento non andrebbe male. Poi anni fa abbiamo parlato anche di altri problemi qui, soprattutto il parcheggio che cosa non c'è. Cosa bisogna Tregozzano? Beh, Tregozzano ha bisogno prima di tutto un pochino più di decoro, cioè nel senso abbiamo bisogno di avere un pochino più strisce bianche, perché sono già 2 anni che non vengono fatte. Se voi guardate le strisce davanti al bar sono scolorite, queste davanti non si vedono per niente, gli stop non esistono. E i dossi, le strisce con i dossi, l'avevamo chiesto tanti anni fa, se il comune ce lo permette, ce le fa, non è che noi ce le fa, ben vengano, insomma, perché insomma, qui passano anche una velocità abbastanza importante. Una volta è successo anche degli incidenti con dei bambini,
sicché sarebbe un piacere di che il comune ci prendesse un pochino più in considerazione. Visto che poi qui siamo anche dei pressi di una scuola, questo farebbe sì che tutti coloro che passano ad alta velocità debbano rallentare e quindi più sicurezza anche per gli alunni che escono dalla scuola. Certo, è una questione proprio di sicurezza. È logico. Sì, sì, qui veramente è un problema di sicurezza, c'è uno stop, sicché alla fine marciapiedi molto piccoli che se una carrozzina non ci passa, perché noi abbiamo notato, abbiamo anche delle persone in carrozzina in questo paese e ci siamo accorti che nel marciapiede purtroppo è stretto, piccolo e pericoloso, perché la carrozzina tende a attraversare il marciapiede, le strisce e proseguire al di fuori del marciapiede, perché sennò non riuscirebbe a raggiungere il bar o l'alimentari, perché tra l'altro qui da me siamo, diciamo che c'è anche un posto dove non c'è come si chiamano barriere architettoniche. Sicché, però ripeto, un pochino più di attenzione ci farebbe veramente piacere. Ecco, rispetto a prima avete notato un cambiamento col nuovo sindaco o è tutto come prima? Ma diciamo che noi sono un po' di anni che siamo sempre così. Anzi, la musica. La musica è cambiata? Un sanatorio nuovo. Sulla sicurezza so che in passato qui c'erano stati furti, eccetera, com'è la situazione? Beh, la sicurezza sì, non siamo tranquilli, però notiamo che anche dagli altri paesi siamo messi come noi, sicché non possiamo lamentarci, cioè ci lamentiamo naturalmente, però tanti paesi sono messi come noi, sicché su quello forse non so se cosa ci può fare il comune, però ecco, sulle strisce siamo stati anche sfortunati perché il giro non è passato da qui, l'ho detto io. Se no magari queste strisce ce l'avrebbero fatte. Quante strisce facevo? Sei arrivato secondo. Vabbè, mi fa piacere allora, che ci hanno anticipato. Facciamo una petizione che il prossimo anno il giro passi da qui. Ci farebbe proprio piacere, veramente. Entrando così però. Va bene, speriamo che insomma il comune e in questo caso l'assessore Camurrini intercetti queste istanze. Senza raccolta firme, si può fare direttamente senza raccolta firme. Ma scusa, ma qui è un obbligo, non è la raccolta firme. Qui c'è uno stop che non è segnalato, c'è un passaggio pedonale che è completamente scolorito. Presenza di una scuola? No, capito. Mi sembra che sia abbastanza doveroso. Ci sono i cartelli attenzione scuola? No, neanche quelli c'è. No, niente, neanche il cartello attenzione scuola. Vabbè, qualcosa facciamo. Grazie al macellaio lui. Sì, grazie al macellaio di Tregozzano. A presto. Se no va in comune con la mannaia, eh. Ciao. Ciao.